Via! Il Borgo San Panfilo vince il palio della 26esima edizione della giostra cavalleresca di Sulmona. Il cavaliere Luca Innocenzi ha battuto in finale Mattia Zannori del Borgo di Santa Maria della Tomba. È stata una gara difficile perché siamo partiti male ieri, la prima tornata purtroppo il cavallo è un esordiente, ha avuto paura dell'ambiente, ho sbagliato totalmente il primo giro contro Marco Diafaldi e poi è stato un crescendo d'emozioni perché il cavallo ha imparato sempre più ed è diventato davvero forte. Certo è che Mattia questa sera la tomba era veramente in forma, poi abbiamo fatto un piccolo errore tutti e due, il suo è stato un po' più grande e ho vinto io, però complimenti a Mattia Zannori. Dopo questi anni di fermo abbiamo mantenuto con questi ragazzi meravigliosi, gruppo sbandieratori e musici, abbiamo cercato di tenere compatto il gruppo, lavorare e il risultato di nuovo è arrivato. Siamo felicissimi, grandissimo Borgo San Panfilo. Ad aprire le gare è stata Nancy Brilli. L'attrice ha vestito quest'anno i panni della regina Giovanna d'Aragona, principessa di Sulmona. Sarà un grande divertimento e una grande curiosità perché non l'ho mai vista, quindi vedrò una cosa nuova e molto bella, una delle grandi tradizioni del nostro paese. Una giornata particolare? Una giornata particolare. Spero di divertirmi molto, spero anche di emozionarmi un po' e di vedere delle cose bellissime come ho già iniziato a vedere. Questa è la prima volta che lei viene a Sulmona? Sì, è la prima volta che vengo a Sulmona, la vedrò in questa versione ma poi tornerò perché devo scoprire delle altre cose. Ho capito che si mangia molto bene. È veramente il simbolo della ripartenza. Per la ripartenza dopo due anni di pandemia abbiamo avuto la possibilità di ammirare, stiamo ammirando una grande presenza qui a Sulmona, non soltanto del popolo della giostra ma di turisti, di cittadini che si sono mobilitati. Oggi abbiamo un'immagine della città veramente unita nel nome della giostra. È l'anno della ripartenza, è come se fosse l'anno zero, quindi tutti quanti insieme abbiamo ragionato, abbiamo investito nella comunicazione e questo è il risultato. Dopo tanti anni avere un full tutte le due le giornate e specialmente oggi già dalla mattina non poter più vendere un biglietto perché erano tutti finiti, è veramente una soddisfazione grande per noi. L'obiettivo che è stato raggiunto è grandissimo, dobbiamo andare ancora avanti, tant'è che sabato prossimo io lancerò l'idea che la giostra europea diventi la giostra europea della pace. Farò venire a Sulmona l'arcivescovo Antonini, farò venire a Sulmona il sindaco dell'Aquila e il presidente della giunta e codificheremo questa grande iniziativa, giostra europea della pace.